Siamo con Marco Ridolfi prima della disputa delle finali, terzo e quarto posto e primo e secondo posto del sesto Memorial Laura Nardoni. Come prima cosa ti voglio chiedere che idea ti sei fatto di questa manifestazione che è stata più concentrata in questa edizione con tutte le squadre che sono scese in campo giorno per giorno e non sono mancate le sorprese. Beh, diciamo che questo torneo ormai diventato di fama internazionale sta prendendo sempre più spessore. Quest'anno in più abbiamo questa bellissima cornice, questo dipinto è tutto più meraviglioso rispetto alle edizioni scorse. Sondando un po' giornalmente, sentendo le squadre con la new entry quest'anno dell'Ajax, anche il Milan, anche se aveva partecipato a qualche altra edizione, sono tutte soddisfatte. Il Barcellona in primis, che ci chiede tutti gli anni di riconfermarli come se cercassero una raccomandazione, ma non ne hanno bisogno. Un calcio importante, la categoria molto giovane, però ecco, questo ci fa vedere un calcio importante. Purtroppo noi italiani stiamo un po' al di sotto rispetto alla finale, ne è un esempio di prettamente spagnola. Barcellona-Valencia è tanta roba. Le italiane in difficoltà, le italiane con molti stranieri. Sì, in effetti anche quello poi purtroppo se ne parla tanto, l'abbiamo visto recentemente con la nazionale maggiore. Se dalla federazione non parte un attimino un pochino un forte supporto ai settori giovanili, anche noi ne siamo comunque un esempio e facciamo tanti sforzi per poter andare avanti quotidianamente e annualmente, ci dobbiamo forse interrogare. Ti interrogo invece su questo centro sportivo meraviglioso perché è stato ristrutturato proprio in occasione dell'estate, della pausa estiva, per consegnare questo gioiello di campo con un manto sul quale si potrebbe giocare anche una partita di Champions, una tribuna nuova da 1000 posti. Che stagione sarà per il Racing? Perché ormai le componenti per fare bene ci sono tutte, tre categorie regionali conquistate lo scorso anno, credo che ormai i presupposti per un ingresso nell'elite del calcio regionale ci siano tutti, che ne pensi? Beh, questo è uno dei nostri principali obiettivi, gli sforzi e la passione fatta dal presidente Antonio Pezzoni in primis per aver realizzato, se veniamo qui 2 mesi fa forse stavamo con le mani nei capelli e nessuno poteva immaginare che forse avremmo concesso a questo meraviglioso pubblico e ai stessi ragazzi questo dipinto così importante. UEFA 2 stelle, questo manto, unico in Europa come primo manto montato a livello europeo, come dicevi tu giustamente, qui ci si può giocare la Champions League. E le ambizioni di Racing Club quest'anno con 3 fasce regionali, abbiamo aumentato anche la qualità e non solo la quantità, parlo della scuola calcio. Abbiamo la cultura del lavoro, un lavoro molto importante che ci vede impegnati quotidianamente tutti quanti, uno staff molto competente, voglioso e quindi speriamo di far bene e raccogliere i giusti e corretti frutti. Sia tramite l'organizzazione del Memorial che attraverso il lavoro che ormai portate avanti da diversi anni state diventando un modello da esportazione, perché so che molte realtà vogliono parlare con voi per capire come si è riusciti a portare avanti e a creare questo modello. Vengono dall'estero, altre realtà italiane vorrebbero mettere in piedi delle manifestazioni come questa, quindi credo che sia una grande soddisfazione per il lavoro che è stato fatto, per il tanto sudore versato in questi anni per far crescere una realtà così importante ad Ardea. Beh, diciamo che, ripeto, la forza di Antonio Pezzone forse è unica, dopo aver fatto tanti anni di calcio, aver trovato una persona così con la passione, con la solidità e con la voglia, coinvolgendo anche tutta la sua famiglia, credetemi, ci danno il giusto stimolo per poter far bene. Vedere l'Inter, parlando con il responsabile del settore giovanile che si è affacciato qua e vuole fare delle cose con noi, ci vuol capire meglio, e non solo lui ma anche la stessa Barcellona che ci ha invitato giù alla cantera, e speriamo, mi auguro di andarci al più presto, così vediamo come anche loro lavorano. E questo ci fa solo che piacere, ma ripeto, non c'è un ingrediente magico, c'è un ingrediente che è la forza, la volontà, l'impegnarsi, l'aggiornarsi, il discutere quotidianamente e cercare di trovare la giusta strada. Siamo un laboratorio, questo è vero, dove sperimentiamo cose sempre più comunque ludiche, ma allo stesso tempo con dei alti contenuti tecnici e calcistici. Siamo supportati da due
preparatori atletici importanti, abbiamo due preparatori dei portieri, abbiamo uno psicologo, quest'anno abbiamo ottenuto la qualifica di scuola calcio qualificata, siamo impegnati nelle scuole e quindi stiamo nel territorio anche da un punto di vista sociale, perché è un argomento che non deve mai distogliere la visuale di questa società. Tornando a parlare di campo, chi vince la finale? Beh, io dicevo così in maniera un po', poi il calcio, per carità, veniamo smentiti frequentemente dopo un nanosecondo. Secondo me il Barcellona, non vorrei essere scontato, però ha qualcosina in più rispetto agli altri, non badando alla fisicità. E questo già è un qualcosa che il cambiamento che andrebbe fatto anche da noi. Noi puntiamo molto più al fisico, mentre loro puntano più alla tecnica e non badano al momento, a questa età specialmente, al fisico. Quindi il mio pronostico è Barcellona.